Poi dice, non, noi siamo sotto, sopra, 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 ci sono altri. Non parla dei politici, a chi fa riferimento? Io ho detto che in Italia la divisione destra-sinistra è una divisione dell'Ottocento. La trovo una divisione antica, superata. Oggi la divisione è che fra sopra e sotto. Chi sta sopra e chi sta sotto. Mi pare che noi stiamo sotto e gli altri stanno sopra, ma gli altri chi? Chi fa riferimento ai politici o non fa riferimento ai politici? Io faccio riferimento a chi sta sopra ai politici. Cioè lei pensa che possano risolvere qualcosa i nostri politici? I nostri politici prendono ordini da chi manovra i grandi capitali nel mondo. Quindi l'Italia ha sovranità limitata, ma non perché non ci sono state le elezioni, perché il Presidente della Repubblica ha incaricato Monti, è perché c'è un progetto, per esempio, per togliere all'Italia un po' di sovranità, per deindustrializzare il nostro paese, iniziato già qualche anno fa, per impoverirci un po' tutti e per indebitarci. Perché i paesi che hanno i debiti si controllano meglio. Lei ha parlato che si può fare politica con la P maiuscola anche facendo attore scrittura. Se io gli faccio un programma politico, mi sarei dovuto presentare, ma siccome io ho già dato e non credo che la politica possa risolvere i nostri problemi, i problemi nostri lo sa chi li risolve? I cittadini italiani. I cittadini italiani, se, come dicevo prima al sindaco, quindi Manfredonia, se faranno questa rivoluzione individuale, culturale, e si cambierà il modo di pensare. Io sono un po' scettico, però bisogna sempre sperare.